Benvenute e benvenuti sul podcast del T Quotidiano. Oggi vi proponiamo la rubrica dedicata alla medicina, alla salute e al benessere. I protagonisti saranno alcuni medici selezionati che affronteranno i temi della prevenzione e della cura di patologie comuni. Buon ascolto! Benvenuti in questa nuova puntata del podcast del T Quotidiano dedicato alla salute e al benessere. Io sono Adele Oriana Orlando e oggi mi trovo in compagnia del dottor Andrea Scardigli, medico specialista in urologia e andrologia del centro polispecialistico Policura presente a Trento e a Rovereto. Benvenuto, dottore. Grazie. Allora, dottore, oggi innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. È un piacere per me. Ecco, allora oggi la prima domanda la dedichiamo alla spiegazione di questo settore, l'urologia. Quali sono gli organi interessati a questa particolare branca della medicina? Allora, l'urologia è quella branca della medicina che si occupa delle malattie dell'apparato urologico femminile, quindi diciamo reni e vescica urinaria, e dell'apparato urogenitale maschile, quindi reni, ureteri logicamente, vescica, prostata e poi tutto quello che ha a che vedere con i genitali, quindi testicoli, pene e quant'altro. Quali sono le patologie più comuni? Dal punto di vista maschile, senza dubbio la patologia più comune è l'ipertrofia prostatica, seguita purtroppo a ruota dal tumore della prostata, il carcinoma prostatico, che purtroppo sta scalando rapidamente la classifica dei tumori maschili. Dal punto di vista femminile, direi che invece il podio è occupato dalle malattie infiammatorie, al primo posto dalle cistiti, alle calcolosi urinarie e poi il grossissimo capitolo dei cosiddetti disturbi pelvici femminili, quindi l'incontinenza urinaria, il dolore pelvico, tutto quello che ha a che vedere con una parte funzionale dell'urologia. E in assenza di disturbi, quando secondo lei è necessario prenotare una prima visita? Purtroppo diciamo che in urologia è un po' difficile fare una prevenzione, parliamo soprattutto per il tumore della prostata, che è diciamo l'argomento forse più importante, per cui si può fare solo una diagnosi precoce. A tutt'oggi non è mai stato proposto uno screening per questo tipo di tumore per dei motivi ben specifici che però esulano un pochino da quello che può essere la nostra chiacchierata. Diciamo che si valuta individualmente, si parla di uno screening opportunistico individuale. Le faccio un esempio, ad esempio un maschio che abbia una importante familiarità di primo grado per il tumore della prostata, quindi si parla magari del padre o addirittura di un fratello, si consiglia di cominciare a dosare il famoso PSA, l'antigene prostatico specifico, dai 40 anni d'età. E in assenza di sintomi cominciare a fare una visita alla prostata dai 45 anni d'età, altrimenti in assenza di queste diciamo particolarità si consiglia comunque dai 50 anni di cominciare a fare il dosaggio del PSA e la visita almeno una volta ogni paio d'anni. Certo, la prevenzione è importantissima anche in questo settore. A proposito di prevenzione, quindi, quali sono i consigli da poter dare alle persone a tutto tondo, ecco, per la salute del proprio apparato? Ma allora, diciamo che i consigli sono quelli generici che ormai si danno un po' per la prevenzione di quasi tutte le malattie, quindi corretti stili di vita, igiene di vita, cercare di favorire molto un'idratazione corretta. Io e i miei pazienti dico sempre che non sono uno spacciatore di acqua minerale, ecco, l'importante è bere. E anche voglio anche sfatare diciamo questa falsa credenza che bere, per dire, l'acqua del rubinetto faccia male perché è calcarea. Noi non siamo lavatrici e non ci incrostiamo con il calcare, sono molto più importanti delle altre caratteristiche organolettiche. Poi al di là chiaramente dello stare un po' attenti a un'alimentazione corretta, all'evitare il fumo, a ridurre al massimo l'assunzione di alcolici, io mi sentirei di lanciare un messaggio soprattutto per i più giovani per riguardo alla vaccinazione contro l'HPV. L'HPV, che è diciamo,
il virus del papilloma sessualmente trasmissibile, si sta dimostrando sempre più interessato anche per quello che riguarda soprattutto l'oncologia genitale, oltre che femminile, anche maschile. Ecco, quindi bisogna stare attenti anche a avere delle norme igieniche, delle abitudini sessuali sane, curare molto la prevenzione, il sesso sicuro, e in questo caso proprio la vaccinazione contro l'HPV è molto consigliata. Questo è un tema che è tornato in voga nell'ultimo periodo, da quello che insomma leggiamo anche, quindi è molto importante la prevenzione anche in questo caso. Ma purtroppo l'HPV sta dimostrandosi la grande epidemia sessualmente trasmissibile del terzo millennio, e si sta scoprendo che questo virus è responsabile praticamente di una gran parte delle malattie tumorali che colpiscono l'apparato urogenitale. Ecco, quindi al di là appunto di queste altre norme di vita generali, è molto molto importante la prevenzione in questo campo. Io la ringrazio molto per queste informazioni, anche per aver dato degli utili consigli ai nostri spettatori, e ci vediamo alla prossima puntata.